Finelli, la regia come sempre di Paolo Innocenti. È la 21esima giornata, la penultima del campionato di eccellenza. Nella sulla sinistra il cross al centro, l'uscita di Mocali. 2012 in promozione. Spiove questo pallone basso, viene di nuovo rimesso verso Corsi, il controllo in aria, la battuta di sinistro svirgolata. Pallone rubato, ma incredibilmente Vecchi il tiro, poi c'è questo bel tiro di sinistro di Di Biase. Uclaidi di sinistro, un bel pallone per Pagnotta che di testa sbuca, prova a indirizzare Caschetto, un pallone insidioso in profondità. Caschetto, l'uscita di Morandi su Vanni. Online di Almanacco del Calcio Toscano.it, bella questa conclusione di sinistro di Giovanni Corsi. La triangolazione, Vanni in area di rigore, ribattuto forse da un compagno addirittura. Azione in profondità. Leonardo Colombi di Livorno ha dato il, a cui l'arbitro Leonardo Colombi di Livorno ha dato il pallone in profondità per Caschetto. Bel movimento di Caschetto, tiro centrale. Corsi, ancora per Caschetto, il tiro un po' ciabattato di Caschetto. La battuta bella al volo di Fantechi. Pallone indirizzato sul fronte opposto. C'è un intervento che fa gridare attenzione, il tiro di Del Vecchio. Mosti Falconi, palla tesa, colpo di testa con la maglia tirata di Vecchi. Lo scambio, c'è Saponetto che può ricevere, invece la conclusione di De Simone, la parata di Morandi. Calabretta, il tiro di Calabretta impreciso, e su questo episodio si conclude la partita con il punteggio di 0-0. Non si è sbloccata la situazione del comunale di Pontassieve. Devo dirti, l'unica soddisfazione che ho è che ci giochiamo i playoff fino all'ultima domenica, dai, e questa è una gran bella cosa. Certo, se vado a vedere che è il quarto pareggio consecutivo che facciamo, mi gira un po' le scatole per questo, perché vedo una squadra un po' spenta. Oggi sono un po' deluso perché ho visto una squadra che, fra virgolette, però sembra che abbiamo già smesso con la testa. Siamo loro bravi, e io non è la prima volta che dico, e l'avevo detto sin anche dall'inizio dell'anno, e portano male, mi sembrava addirittura una delle migliori squadre che c'erano. Hanno tre centrocampisti che secondo me sono uno più bravo di un altro, no, i difensori uguali. È una bella squadra, se probabilmente l'ha Fabio, senza nulla togliere a chi c'era prima, ma allenatore da categoria, tutto, e vedi subito una squadra, un'altra squadra. Ho visto una squadra che gioca a calcio e che fa un po' una pressione, ci hanno fatto una pressione. Io ti dico la verità, ragazzi, ho detto nel secondo tempo mollano, perché non possono continuare a venire a prenderci lassù così di continuo. Però ripeto che dalla parte della mia squadra vedo una squadra che probabilmente è già in ferie, e questo mi fa un po' arrabbiare. Non è pochissimo quello che manca, francamente, perché con tre partite come si è giocato non essere riuscito a fare un gol è un'impresa non da poco. Purtroppo è così, a volte anche gli giocatori stessi di qualità, perché ci sono, hanno periodi, annate nelle quali tutto viene bene, tutto viene facile, e altri invece dove c'è quell'avvoltoio lì che e noi ci sa, c'è poco da fare. Una partita gestita direi in maniera impeccabile, non concedendo praticamente nulla all'avversario, tenendo un possesso quasi costante, con anche belle verticalizzazioni, delle belle giocate, non concluse come dovevano. Questo è il risultato, 0-0, si va all'ultima, e speriamo di riuscire a risolvere quest'ultimo problema, perché sinceramente la squadra è viva, la squadra ha voglia.